Aveva solo 51 anni l'insegnante d'inglese che ha fatto breccia nel cuore degli italiani, John Peter Sloan, è morto all'improvviso nella sua casa di Menfi, in provincia di Agrigento, dove si era trasferito 5 anni fa. Scrittore, attore, cantante, comico, le sue famose lezioni d'inglese sono state trasmesse da programmi televisivi e radiofonici, riscuotendo grande successo. A Menfi Sloan aveva aperto la sua terza scuola d'inglese. L'annuncio della morte è stato dato dagli amici e colleghi. Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano, portato da Birmingham Sledge, una persona difficile e discutibile, fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto, ma soprattutto un grande amico. Adesso mi manca molto, ha scritto sulla pagina Facebook l'attore Colombi. Ha saputo tirare fuori il meglio di me come persona e come attore. Abbiamo riso così tanto lavorando fianco a fianco, ho sempre avuto una grandissima ammirazione per le idee geniali. John Peter Sloan aveva solo 16 anni quando ha lasciato l'Inghilterra nel 90, appena arrivato in Italia, aveva fondato una rock band di cui era il frontman, i The Max. Il gruppo è rimasto in attività fino al 2000, anno in cui John decise di interrompere il tour musicale in vista della nascita di sua figlia. Da quel momento il cantante si è dedicato all'insegnamento della lingua inglese. Nel 2011 ha fondato la sua prima scuola a Milano, nel 2013 ne ha aperto una seconda a Roma, una terza a Memphis in Sicilia. Nel 2007 è diventato famoso tra il pubblico milanese per i suoi show in lingua inglese arrivati sul palco del Teatro Zelig. Comincia così la sua carriera di scrittore di spettacoli teatrali che lo vedono protagonista e regista, con lo scopo di trasmettere in modo divertente e anticonvenzionale la sua conoscenza della lingua inglese.